Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio la giornata con un bel cafferino e volevo farvi un video un po' diverso perché ho notato che è ora di pulire il bollitore. Guardate dentro tutto il calcare e vi spiego come faccio io. Intanto prima di ogni cosa il caffè. Dunque, per pulire il bollitore io uso aceto, una goccia, ma una sola, è proprio una goccia di detersivo per piatti e succo di limone e compreso anche il limone a pezzi. Vi faccio vedere meglio. Vedete, tutte quelle macchiette bianche sono calcare. Vediamo il filtro. Guardate, questi pezzi qui sono calcare. Allora, praticamente verso una bella quantità di aceto, anche un bicchiere intero. Purtroppo non si vede molto bene, però un bel bicchiere di aceto. Allora, faccio partire il bollitore. Ovviamente inizia subito, diciamo, a bollire perché è immediata la cosa e comincia a staccarsi un po' il grosso. Farà sicuramente un po' di odore e questa cosa andrà sciacquata diverse volte. Però vi assicuro che non dico che torna nuovo, ma ha un bell'effetto. Quando si spegne da solo praticamente, lasciatelo un attimo agire e poi ripetete questa operazione. Allora, dopo che avete fatto ripetuto l'operazione un paio di volte, già vedete che adesso non riesco, ecco, così si vede meglio. Si è staccato molto molto calcare, guardate come è torbida l'acqua. Dalle parti laterali. Adesso prendete uno spazzolino che bene o male abbiamo tutti in casa e cercate di pulire come meglio potete la parte, insomma, centrale, tutti gli spazi. Scusate che si vede male, ma tra il tappo e tutto, vedete? Io adesso andrò con olio di gomito a strofinare il più possibile, sempre con l'aceto bollente dentro, quindi mi raccomando, attenzione. Guardate già com'è. Praticamente non dico che l'ho portato nuovo, ma è ampiamente pulito. Adesso spazzolerò ancora un po' e poi vado ad aggiungere un bel bicchiere abbondante di acqua. Una goccia di detersivo per piatti, proprio una, e il succo di mezzo limone con anche tutta la buccia. Ok, vedete, si vede addirittura una goccia di detersivo, il limone spremuto dentro e l'acqua, un bel bicchierone d'acqua. Adesso faccio ribollire per 2-3 volte e dopodiché comincio a sciacquare con acqua pulita che la faccio bollire sempre almeno una volta e poi la ricambio. Ecco, adesso sta bollendo, andando. Questa cosa del limone e della goccia di detersivo la faccio per togliere l'odore dell'aceto, perché altrimenti poi quando fate bollire l'acqua c'è un pochino di retrogusto. Comunque la ripeto un paio di volte a intervalli, nel senso che faccio fare la bollitura. Poi quando si spegne attendo qualche minuto, poi la rifaccio almeno 2-3 volte. Adesso sto facendo l'ultimo risciacquo con acqua e basta, ma guardate già che risultato. Praticamente sembra quasi tipo nuovo. Allora, ecco il risultato finale. È rimasta giusto una macchiettina piccolina, ma non sono riuscita a toglierla, però se vedete il resto è bello.
pulito, splendido, splendente, profumato e per un bel pezzo riesco ad andare avanti. Questo è un sistema economico semplice e alla portata di tutti, quindi spero di esservi stata utile con questo video e vi saluto, una buona giornata, ciao!